qualche giorno fa ho cambiato gli auricolari Bluetooth che uso quando sono in giro e ne ho presi un paio che hanno la cancellazione attiva del rumore, o Active Noise Cancellation, quindi ANC. E è il primo paio di auricolari di questo tipo che utilizzo e quindi mi è venuto naturale chiedermi ma come funziona la cancellazione del rumore? Ed è questo ciò di cui parleremo in questo episodio. Bentornati su Musicista Smart, il format pensato per i musicisti e per chi vuole fare della musica qualcosa in più di una passione, quindi renderla una propria professione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi a questo canale o seguite il podcast sulle principali piattaforme di streaming. Se non mi conoscete, io sono Marco Ielpo e oggi vi parlo di cancellazione attiva del rumore e di come funziona. Sì, perché non sono gli auricolari con le loro caratteristiche costruttive ad isolarci dai rumori esterni quando si parla di cancellazione attiva del rumore, ma c'è un vero e proprio processo tecnico che avviene che ci permette quindi di non sentire determinati suoni. E la cosa mi affascina particolarmente perché mi sto trovando sempre di più ad avere a che fare con quelle che sono di fatto delle illusioni sonore, avendo a che fare infatti con soprattutto con alcuni processi dell'editing audio. Ci si rende conto di quando si possa ingannare il nostro sistema percettivo, la nostra percezione, per fare in modo che un determinato suono venga percepito con delle determinate caratteristiche. E un po' è quello che succede nel caso della cancellazione attiva del rumore. Parliamone meglio. Vi faccio l'esempio del paio di auricolari che ho acquistato io, che hanno tre modalità di funzionamento. C'è la modalità standard, che è quella che di fatto non fa venire nulla se non la riproduzione del suono, e che già di suo permette di avere un minimo di isolamento dai rumori esterni, dovuto al fatto che sono degli auricolari in-ear che quindi vanno di fatto a tappare le orecchie ovattando un po' i suoni che ci circondano. C'è poi la modalità conosciuta come trasparenza, che è quella che permette invece di sentire quasi come se non avessimo gli auricolari i suoni che ci circondano. E questa modalità funziona grazie a dei microfoni esterni che sono piazzati appunto nell'area esterna degli auricolari che captano i suoni circostanti e li riproducono insieme all'audio che viene riprodotto normalmente dalle cuffie, in modo che oltre a ciò che stiamo ascoltando, quindi la musica, il podcast o quello che sia, sentiamo anche i suoni circostanti. Esempio, siamo per strada, stiamo camminando, sentiamo se c'è una macchina che sta arrivando, che si sta avvicinando a noi. La terza modalità, invece, che è quella dell'argomento di cui parleremo oggi, è quella della cancellazione del rumore, che funziona esattamente come la modalità trasparenza, solo che invece di riprodurre il suono che viene captato dai microfoni esterni così com'è, questo suono viene, si dice tecnicamente, invertito di fase, in modo che, detta in modo semplice, viene riprodotta la versione in negativo del suono che ci circonda. E questo comporta una cancellazione, effettivamente, del suono che stiamo ascoltando. Infatti, se noi anche su un software di produzione audio prendiamo una traccia, prendiamo una registrazione, la duplichiamo e la invertiamo di fase e riproduciamo entrambe le tracce, non sentiremo di fatto nulla perché i due suoni si annullano. Questo è ciò che succede quando attiviamo la cancellazione del rumore. Chiaramente questo tipo di processo dà il suo meglio quando ci sono dei rumori di fondo costanti. Se arriva un rumore improvviso, gli auricolari, questo probabilmente anche dovuto allo stato attuale della tecnologia, agli sviluppi attuali della tecnologia, non riescono a fare in tempo a rilevare quel suono e inviarne alle nostre orecchie una versione in negativo. Di conseguenza, i suoni improvvisi continueremo a sentirli, soprattutto quelli che sono di frequenza alta, che sono più difficili da gestire. Quindi ora, la prossima volta che indosserete i vostri auricolari Bluetooth e attiverete la cancellazione attiva del rumore, saprete cosa succede da un punto di vista tecnico. Vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio, vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto e vi aspetto la prossima settimana. Ciao!